Ehi, ci sono? Ci siete? Non vedo più nessuno. Ah, ecco, ok. Chloe. No, che c'era Lucia che non riusciva a connettersi da Napoli. Ora non so se ci riesce. Chloe, tu mi senti? Alessia. Silvia. Oggi mi sono tagliata i capelli fino a qui, da sola. Quindi mi metto il cappello perché ho fatto un guaio. Ciao. Lucia, ci sei? Ciao Chloe. Alla fine della quarantena avrò i capelli rasati. Ok. Oggi siete tutti un po' in ritardo? Vedo poche persone. Anche tu. Brunello, ciao. Ciao Stefania. Nicolas. No, Nico Piscopo. Gabriella. Ciao, per l'amore. Allora, nel frattempo che arrivano altre persone, li vedete i miei piedi? Sì, qua sì. Ok. Nel frattempo che arrivano altre persone, Vittoria Dombrowski, chissà dove sei tu. Comunque che vi siete tutti quanti connessi. Allora, mi sentite bene? Va bene. Datemi soltanto una risposta se mi sentite. Paola. Cool. Shoeless Tribe, venite a fare yoga. Ciao Sabri. Eric Weasley, un grande artista. Bonica. Ok, perfetto. Se mi sentite io direi di Giulia. Cool, grazie. Allora, io adesso direi di... Non sto più lì vicino a smanettare. Lucia, finalmente. Ari. Ok, cool. Va bene. Allora, iniziamo un attimo a sederci. A me mi è venuto un crampo al piede oggi per fare la cretina saltando sopra il letto. Quindi prendiamo il piede destro e apriamo le dita, così come se mettessimo il pollice e l'indice in questo modo. 1 e 2. E poi 2 e 3. E poi 3 e 4, e poi 4 e 5, e poi da ogni dito del piede me lo tiro fuori dalla radice, dal mignolo, tiro l'anulare del piede, e poi il medio, e poi l'indice del piede e l'alluce.
e quindi così vengo a allontanare ogni dito del piede dalla sua radice, ok? Ok. Poi con le pollici veniamo a fare pizza, 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 sotto al piede, nell'arco plantare e poi sul tallone. Non vedo da lontano, quindi mi dispiace. E ogni dito della mano in un dito del piede. Ok, così. Poi ci appoggiamo sull'altro ginocchio e ruotiamo il piede tranquillamente, senza fretta, ok? Agiamo in maniera passiva il movimento della caviglia, quindi la mano che fa il movimento, il piede subisce, poi nell'altro senso, tacchi, 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 una bella rotazione, tacchi, e lascio, e poi pugnetto, 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 no? Vabbè, non faccio le battutacce, ok, e poi prendo e scotoleo il piede, ok? Poggio, prendo lo stesso piede, allungo e piego, morbido, morbido, ognuno a suo tempo e ognuno dove può, pure se sto così a fare poco poco va benissimo, stendo e ruoto, e stendo e ruoto, 3 volte, e stendo e ruoto, e giro, alzo, braccio destro sotto il piede, lascio e ruoto, 1, solo il basso gamba, 2, 3, nell'altro senso 1, 2, 3 e lascio. E poi lancio su, 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 e lascio. Lascio una gamba. Hop. Prendiamo l'altro piede. Tacchi. Pollice e indice del piede. Li apro in senso opposto, così, clic, clic. Guardatevi il piede da sotto, non fate quelle cose così, ma così, tic, 2, 3. 3, 4, 4 e 5, e poi tiro il mignolo fuori, le petit doigt je le tire dehors de sa racine, e poi l'anulare, e poi il medio, e poi l'indice, e poi l'alluce, e poi con i pollici pizzico, 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 pizzico. Ricordatevi che abbiamo tarso e metatarso, sono due ossa che hanno bisogno di ritrovare la loro mobilità, ok? Poi facciamo qualche piccolo pugnetto, tic, tic, e ogni tocco che facciamo, tutta questa vibrazione va fino nelle ginocchia e nelle anche, come se facessimo così vicino al legno, le ossa sono delle conduttrici, ok? Poi ogni dito delle mani in mezzo al dito dei piedi, forza, un po' doloroso per alcuni, e mi sistemo comoda, e ruoto, ruoto, saluti a tutti, ruoto, ruoto, anche se arrivate adesso entrate tranquillamente là dove siete, proprio l'inizio lo facciamo comodo, comodo, ok, e lascio, prendo il piede e scotoleo, scotoleo, ok, con la mano destra prendo il piede sinistro, alzo, piego, e ammorbidisco un po' l'anca, attenzione alle ginocchia, con cautela dovete trovare il punto in cui l'anca può ruotare senza forzare, ok? E allungo e tic e tic, 3 volte abbiamo detto, e tic, poi allungo, metto il braccio sinistro sotto al ginocchio, mi mantengo forte forte, quindi stringo il ginocchio al petto e ruoto, 1 e 2, molli il piede, 3 e nell'altro senso, 1, 2, 3 e poi vado su, vado su, vado su, vado su, e lascio.
e lascio fino giù nei piedi, e come facciamo sempre, punta dei piedi, apro, punta dei piedi, apro, chiudete gli occhi e lasciate la schiena essere condotta da questo movimento. E cominciate ad inspirare ed espirare. E poi nell'altro senso, largo, largo, lasciate la testa finire l'eco del movimento dei piedi che si ripercuote nelle anche e poi nella testa. Ok, e poi da giù percorro le mie gambe, mi poggio dietro, lascio i piedi ed espiro con gli occhi chiusi, un H, inspiro. Ah. Inspiro. Ah. Ok, pieghiamo le gambe, entrambe, andiamo con il ginocchio destro sinistro verso il piede destro e così di seguito alterniamo un po'. Tacchi. Morbido, morbido, soltanto, e poi attiviamo piano piano i piedi, alluce, mignolo, mignolo, alluce, mignolo, alluce, alluce, mignolo. Forza, ruotate bene le caviglie, eh? Tutto parte dai piedi, dalle radici. Se le nostre radici sono forti, siamo ben piantati e niente ci muove. Hop. E tic. E poi la prossima volta andiamo tutti a destra, alziamo la mano sinistra e come facciamo ogni volta, appoggiamo le mani e guardiamo verso la spalla destra nell'angolo destro. E poi lasciamo la testa, guardiamo davanti e lasciamo le anche ruotare. E sono le ginocchia che conducono, poi le anche, braccio destro va dietro e guardo nell'angolo a sinistra. E respiro con un sorriso sulle labbra, uno, due, e torno con la testa, non vi preoccupate, vado un po' più veloce perché è giusto per muoversi un po', e allungo le due gambe, ok, e apro, chiudo, e poi apro, chiudo, alluci mignoli, apro, chiudo, e poi scegli, 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 e apro le gambe, up. Metto le mani davanti così, ora le tengo così e le metto sotto al sedere, di modo che l'ischio, che è l'osso del sedere, non stia sulle mani, ma le mani subito dopo, uno e due, e mi piazzo, ok? E attivo un poco poco le dita dei piedi, appena appena, come se volessi aprirle, ed inspiro. Lascio una mano, lascio l'altra e sento che il bacino è un poco poco più disteso, ok? Ora rifacciamo quel movimento di ieri, il pube che viene in avanti, lo pubis qui vient en avant e lo coccis qui recule. E così, ainsi de suite, j'alterne l'anteversion e la retroversion du bassin. Quindi un poco in avanti e un poco indietro, ma solo il bacino, non le gambe. Seulement le bassin, pas les jambes. Tac, 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 tac. E puis mi fermo, stop, e muovo i piedi. E je bouge les pieds. Tac, 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 tac. E mi fermo. E poggio le mani dietro e lentamente chiudo le gambe. E giro il piede destro, ginocchio destro. Palmo del piede, poggiatevi tranquillamente e allungo. Mignolo, tiro, palmo, alluce del piede e allungo. E questo movimento vuole essere assolutamente passivo, come se ci fosse, immaginate qualcuno di tanto gentile che vi prende il ginocchio, che poi lo porta su e lo porta giù. E quindi come un compasso il ginocchio che scrive nello spazio. Così l'articolazione a riposo, completamente abbandonata, e il piede che anche lui esplora, il mignolo esplora, e tiro, 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 e l'alluce esplora, e lascio. E l'altro piede, tiro, 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 palmo del piede, e scendo. Uno,
E nel mentre che il piede fa il suo percorso 2, voi potete tranquillamente prestare un poco di attenzione al vostro respiro, 3, espiro 4, e poi il piede destro va verso l'interno, la luce tiro e poi apro, mi rilasso e poi scendo verso l'interno, tic. E perché facciamo questo esercizio? L'abbiamo detto ieri. On fait ça parce que quand on fait des mouvements très doux, sans forcer dans les muscles, nos articulations se servent du liquide synovial. Ok, liquido sinoviale, la gamba sinistra alluce, apro e scendo. E salgo, apro e scendo. E basta poco di questi esercizi, eh? Quindi tenetelo in testa, in memoria questa cosa. E poi mi rilasso ed espiro. Inspiro con gli occhi chiusi ed espiro. E gli angoli delle labbra inspiro e sentite la vibrazione sotto i piedi. Sentite le vostre gambe all'abbandono. Benissimo. E la prossima volta possiamo tornare. Ci veniamo a sedere con le gambe incrociate. Tendenzialmente preferirei che aveste un piede davanti all'altro, ok? Però chi non ce la fa si può mettere il famoso libro sotto al culetto e rilassiamo. Ok, iniziamo un attimo con le spalle e 2. Ricordiamoci sempre l'idea di avere una giacca che si poggia su una gruccia, ok? Quindi di isolare benissimo le spalle dal resto del corpo. Hop. E poi nell'altro senso. 1. E 2 e 3 e 4, bravi. Poi inspiro, solo le spalle salgono e lascio. Inspiro e lascio. In e lascio. Ed inclino la testa senza fare niente e torno. E inclino, tranquilli. E torno. Avvicino l'orecchio alla spalla, ma senza fare queste cose qua, tranquilli. E torno. Ed inclino. E torno. E ruoto la testa. Espiro. Ed inspiro. Ed espiro. E guardo l'orizzonte. Ah, per limitato che esso possa essere, osservo ogni dettaglio che mi circonda e torno. E poi guardo su cercando di stimolare l'apertura del petto e mantenendo il petto aperto, quindi le spalle che tirano verso dietro, espiro, assorbo l'ombelico e guardo giù. Ed inspiro, guardo su. Ed espiro, guardo giù. Ed inspiro, guardo su. Ed espiro, guardo giù. E torno. E guardo solo su con gli occhi, seulement avec les yeux sur les yeux, e sur le nez, e sopra gli occhi, e sotto il naso, e su negli occhi, e giù sul naso, e droite, e gauche, e droite, e gauche, e droite, con un sorriso sulle labbra, avec un petit sourire, gauche, e cercle, destra, su, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, sinistra, su, destra, giù, sinistra, su, destra, giù, chiudo gli occhi, veniamo a giungere le mani davanti al petto e strofiniamo le mani e lascia, 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 lascia. Moi aujourd'hui j'ai fait un tiramisu et j'ai passé toute la matinée à faire ça. E strofina, strofina, strofina e lascia, 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 lascia. E poi mi accarezzo le braccia e la pelle, come se lasciassi uscire dalla pelle tutte le particelle un poco stressate, sotto le ascelle anche, sopra, passiamo dall'altra parte, normalmente mi vengono i brividi, ok, poi sul seno, largo, largo, mi tocco, va veramente, sono io con me stessa. Ok, poi incrocio le mani e faccio dei lenti cerchi sull'addome,
sulle viscere e sulla parte di me che a volte meno si esprime. Lento, lento, prendete un momento per dire a questa pancia che è come una mamma che tiene tutto per sé, che siamo in contatto. E poi con i pollici, dai fianchi, via il grasso. Hop, 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 hop. E mani dietro ai reni e strofino, strofino. Strofino, strofino. Attivo l'energia vitale. Hop, sui glutei. Poi scendo nelle cosce. Due giretti intorno con i polsi che vanno belli, belli intorno, che si articolano e nell'altro senso. E vedete che qua stiamo già articolando i polsi e pronti a riscaldarli. Ok, poi scendo giù nei polpacci, vengo giù nei piedi e poggio le mani sui piedi, do un po' di peso e chiudo il circuito, palmo delle mani e palmo dei piedi. E la prossima volta possiamo risalire il fiume, risalgo dietro ai reni, senza staccare le mani passo davanti allo stomaco, anche lui poverino. Poi salgo un po' sul diaframma, poi vengo su davanti al cuore, ascolto un attimo come sta il mio cuore. Io passo in certi momenti un po' accelerato e un po' normale, penso che sia normale e penso che tutti quanti siamo nello stesso modo, le mani davanti alla gola, prendo contatto con questi luoghi dove l'emozione si viene ad annidare. E poi le mani restano incrociate, vengono sulle spalle e poi scendo e mi accarezzo le braccia e poi scendo, vengo sulle mani e poi vengo con le mani davanti al cuore e chiudo gli occhi e con un sorriso sulle labbra espiro e prendo qualche respirazione e un momento per riconnettermi con la verticalità tra il cielo e la terra. Entre le ciel et la terre, come un'antenna, e faccio emergere il desiderio sincero da dentro di me, quello che riguarda prima di tutto me stessa. Ho male da qualche parte, ho mia figlia con qualche problema, ecco, esprimo un desiderio, in questo istante avanzo verso l'autoguarigione. Io sono sana, lo diceva la meditazione anche di Adriano. Poi espando il mio cuore e abbraccio con il mio desiderio gli amici, la famiglia, gli amici e tutte le persone che toccano la mia vita, quelle che ricordo, quelle che non ci sono più e anche quelle che ci saranno. E poi forza, allarghiamo ancora un po' il cuore e tutto ciò che non abbiamo conosciuto, cerchiamo di conoscerlo già, accogliendolo e invitandolo a venire nella nostra vita, persone sconosciute, paesi sconosciuti, e abbracciamo il mondo tutto intero. Da questo punto, da questa antenna, emettiamo una bellissima canzone di pace e di salute per tutti quanti. Ed incrociamo le dita e lasciamo i polsi morbidi, morbidi, in un senso e poi nell'altro. E scendono le mani giù, inspiro ed inspiro come se mi volessi allungare fuori dal bacino. Lunga, 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 lunga. Resto qui, uno. E questa posizione favorisce l'assorbimento del basso ventre. On va se souvenir qu'on va mettre comme un pantalon un peu serré, il faut qu'on serre la fermeture éclair, et donc il faut soulever le bas-ventre, et lasciamo, et vado su, et apro, et su, et apro, et su, et apro, et da dietro, et apro. E ricordatevi di mantenere la cassa toracica alta, alta, non crollate ogni volta, solo le gomiti. Su, 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 su e giù. E da su vado di lato e allungo. E ora una mano e l'altra mano. E tic, tac, tic, tac.
tic tac tic, un movimento diretto, tic tac tic tac tic tac tic tac, petto in fuori, addome dentro, tic tac, chiudo, giro e avanti, tac, le spalle non sono avanti ma sono dietro, tic tac tic tac tic tac tic tac, avanti, le due mani davanti, apro, incrocio, apro, incrocio, apro, incrocio, apro, incrocio, apro, ruoto i palmi delle mani verso su e prepariamoci per l'estate, visto che tanto, e invece di lasciare questa cosa molla molla, ingaggiamo le dita delle mani, induriamo questa zona qui, allungo, poi giro solo il palmo delle mani giù, chiudo, apro, chiudo, apro e chiudo e giro, 1 e 2 e 3 e 4 e nell'altro senso e 1 e 2 e 3 e lascio, prendo i gomiti, hop, vengo su, inspiro, ora ruotiamo la testa verso destra ed incliniamo a sinistra. Piccolo piccolo, inspiro, ruoto la testa a sinistra ed inclino, piccolo piccolo. Ed inspiro, ruoto a destra ed inclino. Ed inspiro, ruoto ed inclino. Ed inspiro, espiro le mani sulle spalle, lascio giù, incrocio dietro e strizzo bene bene. Lascio il mento giù, strizzo, ingaggia le braccia e lascio. Ok, mi poggio dietro, vengo così, lasciamo le gambe, apro, chiudo, mollo, mollo, e poi scegli, 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 scegli. Ok, piede 1, piede 2, giriamoci di lato e ognuno a suo modo, troviamo un modo per tornare a quattro zampe, mettiamo le mezze punte dietro e ci veniamo a sedere sulle mezze punte, ok? Anche se uno non ce la fa e sta così va bene, ma vogliamo aprire la pianta dei piedi. I mignoli sono belli aperti, ok? E qui approfittiamo di nuovo per ingaggiare dietro le braccia e stendere, stendere, stendere. Ok. Benissimo, quindi ingaggio, stendo, 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 stendo. Poi lascio, sono bella aperta qui sempre, i piedi mi fanno un po' male. Poggio le mani e lascio i piedi. Ok, e la prossima volta inspiro, guardo su e all'espiro spingo l'addome dolcemente, guardo giù ed inspiro ed espiro ed inspiro ed espiro e torno e mi poggio su un gomito e mi poggio sull'altro e poi con una mano sotto le spalle spingo e torno su e scendo e scendo e come un elefante che si sta alzando, hop, tac, ok? Quindi scendo prima una volta, il gomito viene al posto della mano e poi l'altro, poi la mano viene al posto del gomito e mi respingo, la forza si trasmette da una parte all'altra e ancora un'altra volta e spingo, hop, tac. E ora saliamo sulla mezza punta delle mani e vedete che subito qualcosa qua sotto, sotto l'addome si sorregge. E questa è la sensazione che dobbiamo avere, questa cassa toracica che si distacca dalle cosce, questo jeans che posso chiudermelo e poi ritorno a quattro zampe. E adesso facciamo un cerchio intorno alle ginocchia, così, come se venissimo dietro e un po' avanti. E come se le poids du corps passe d'une main à l'autre, d'une main à un genou vers l'autre genou e ainsi de suite. E voglio pensare che la colonna è un trasmettitore, come nei grandi dinosauri, no? Questa colonna trasporta l'informazione del movimento attraverso una catena di anellini che vanno fino alla testa, quindi non abbandonate la testa, pensate alla colonna come ad un segmento. E poi nell'altro senso, e aprite le articolazioni dei femori, delle anche, come i flipper, ok? La pallina, ting, la
lanciate dai flipper e la pallina percorre e torna. E poi la prossima volta lasciate scendere il seno e ora invece come i gatti quando si strusciano vicino al divano ruotate e pensate che tutto si struscia, anche la guancia, anche la gola e la guancia e cambio lato e tic, tutto si mette in movimento, tic e tic e tic e tic e tic. E la prossima volta torno, guardo su, quindi libero il bacino, poggio il bacino sui talloni e poggio i gomiti e poggio una mano sull'altra o un pugno sull'altro e mi riposo. E resto lì, 1, 2, ok, 3, 4 e 5. E apriamo gli avambracci, camminiamo con le mani verso le ginocchia, mettiamo i pugni delle mani davanti all'addome, davanti alle ovaie tipo, ok? Ruotiamo le spalle dietro, inspiro, lascio la testa e all'espiro vado sopra, al di là dei miei pugni con la cassa toracica e poi poggio la fronte, rilasso i gomiti e resto, 1, con la bocca chiusa respiro, 2, 3, 4 e la prossima volta posso srotolare, alzo le spalle e metto le mani davanti a me, ok? Le spalle sono belle aperte, le sollevo un poco poco e vengo a quattro zampe, mezza punta dietro e mantengo l'apertura nelle spalle e vengo di un piccolo cane testa in giù con le ginocchia piegate, i piedi alla larghezza del bacino e la testa che penzola tra le spalle aperte e resto, sentendo che gli ischi, che sono queste due ossicine qui, vanno verso il soffitto. E ora alterniamo un tallone e l'altro, 1, con una bella mezza punta, il mignolo bello piegato, 2 e 3 e 4, poggio i due talloni, salgo i due talloni, sali, 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 e scendi, 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 e sale, 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 tutti e due insieme, e scende, 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 e sale, 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 e scende, 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 scende. E la prossima volta salgo i talloni come la pallina del flipper, bene nella schiena, poggio le ginocchia, libero lo sterno come un drago, faccio la lingua, inspiro, e torno con il bacino sui talloni, questa volta i gomiti rimangono stesi, vengo sulla punta delle mani e mi allungo, 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 poi poggio le mani, spingo di nuovo il bacino, torno a quattro zampe e poggio i gomiti e avanzo i gomiti di 10 cm e poi indietreggio il culetto per venire a appoggiare quasi il mento, la bocca per terra e lì respiro e resto, poi vengo in avanti, poggio il pube, libero la testa, apro un po' i piedi dietro e vengo a guardare dietro il piede opposto e poi ruoto dall'altra parte, mi vedete? E quindi quando faccio questo movimento permetto alle anche di alzarsi, guardando a sinistra l'anca sinistra si alza e guardando a destra si alza l'anca destra, quindi tutta la catena che conduce lo sguardo a guardare dietro si deve mettere in movimento per permettere al corpo di seguire, ok? Andate insieme, ok? E la prossima volta mi poggio, ok? Con il mento sulle mani e alzo i piedi, shake, shake, shake e poi sbatto un po' i piedi, ok, scegli, 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 apriamo le ginocchia un poco, il piede destro viene nel ginocchio sinistro, il piede sinistro nel ginocchio destro e così di nuovo articolo lo stesso movimento nel basso schiena, dal basso questa volta, la colonna si mette in torsione dal basso,
e torno su e lascio. Restate così voi, io mi metto faccia, ok? Giungiamo i piedi e giungiamo le ginocchia e alziamo il basso gamba destro. Le ginocchia sono totalmente giunte, ora il piede va di lato, scende giù e fa un giro, ok? Come un French cancan sempre. Le ginocchia sono giunte, solo il basso gamba del piede destro sta ruotando e il culetto si muove, segue. Non fermate il vostro bacino, fatelo muovere. Bravissimi. E poi nell'altro senso. Così sciogliamo un po' queste ginocchia che poverine hanno tanta paura. Voilà. E lascio. E poi il piede sinistro va fuori e scende e fa un cerchietto. Ricordatevi di unire le vostre ginocchia, ok? Tacchi. E tacchi. E tacchi. E nell'altro senso. E tacchi. E tacchi. E tacchi. E lascio. Ok, le mani davanti a voi, i piedi giunti, la fronte per terra. Assorbite l'ombelico, on serre le ventre e on tire le coude. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, in, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e il resto. E poi poggiate una mano sull'altra e vi riposate. E resto. Cambio di nuovo posizione, voi restate lì. Allunghiamo le braccia. Adesso la fronte per terra, alziamo il braccio destro e il piede sinistro. E resto. Uno. Due. Tre e poggio. E cambio, mano sinistra, piede destro, 1, 2, 3 e poggio. E di nuovo, destro, mano, piede sinistro, 1, 2 e poggio. E cambio, 1, 2 e poggio. E ora alziamo mani e piedi e resto, 1. 2 e poggio e incrociamo le mani e giriamo la testa dall'altra parte e rilassiamoci. Ah. Inspiro. Ah. Ok, e adesso che siete lì sul vostro tappetino, trovate il modo più consono per rotolare e mettervi a pancia in su. Ok? E solleviamo le mezze punte dei piedi per così sentire che il ventre viene verso il pavimento, ok? E spingiamo le spalle per terra e anche le braccia e poi poggiamo i piedi e la prossima volta sospendiamo di nuovo i talloni, veniamo a scivolare le braccia e mettiamo le mani dietro la testa e tenendo l'addome bello contenuto saliamo e guardiamo in mezzo alle gambe. E lentamente scendiamo. E di nuovo lentamente con i gomiti aperti salgo. E lentamente scendo. Quello che ci interessa è sentire che dall'addome, dal perineo all'ombelico mi contengo. E scendo. E salgo. E scendo. E salgo. E scendo e posso poggiare i talloni. Adesso ho capito come fare. Spingo un po' con i piedi per sentire l'addome. Giungiamo i piedi, giungiamo le ginocchia e salgo. E poi ruoto un po' verso destra e verso sinistra. Verso destra e verso sinistra. Verso destra e verso sinistra. E destra e sinistra. E destra e sinistra. Torno e scendo. Bravissimi. Alzo piede destro e scegli, scegli, scegli. Forza, scegli, scegli, scegli. Ancora. Deve diventare tutto flaccido, tutto splaccido, che tutto scende nell'anca. E lascio.
e poi col ginocchio destro faccio dei piccoli cerchietti in apertura e poi nell'altro senso, piccoli piccoli come un compasso che ruota e poggio e poi cambio gamba e scegli, scegli, scegli gamba sinistra. Ricordatevi che anche la pelle delle dita dei piedi deve scrollarsi dalle ossa e lascio e con la punta del compasso che sta sul ginocchio ruoto perpendicolare all'anca piccoli cerchietti e poi nell'altro senso beautiful e torno bravissimi e la prossima volta rotoliamo verso destra spingiamo sulla mano sinistra e veniamo a metterci sul nostro tappetino mezza punta, veniamo cane testa in giù, alzo gamba destra porto il piede destro tra le mani poggio il ginocchio sinistro e mi metto sulla punta delle mani e cerco di sollevare la cassa toracica e di non lasciare il ventre appoggiarsi ma di assorbire l'ombelico e il resto e il mignolo del piede sinistro è bello appoggiato per terra e la luce del piede destro me lo guardo e gli dico grazie. Poi mezza punta dietro, stendo la gamba dietro e alzo un po' il tallone e inspiro. E resto. Guardiamo l'ombelico alzando il sedere, vengo cane, testa in giù. Cambiamo gamba, gamba sinistra viene avanti, poggio il ginocchio destro ed inspiro, allungo e vengo davanti. E il mento, piuttosto che guardare lo schermo, portatelo verso lo sterno. E resto. Il mignolo del piede destro che si allunga verso il pavimento e l'alluce sinistro che è pronto ad agire. Mezza punta del piede destro, stendo e ritiro il tallone destro verso i glutei per sospendermi. Adesso facciamo un test, mani sulle ginocchia, gamba di dietro bella stesa, stendo e gomiti. Vedete che sono in equilibrio? Mani sulle anche, spingo col piede sinistro e scendo. E spingo e dorso la discesa e scendo e spingo e scendo e spingo e scendo e poggio le mani, guardo l'ombelico, vengo cane, testa in giù, alzo piede destro, cambio piede, resto con la mezza punta, mani sulle ginocchia, mani sulle anche e stendo e scendo e stendo e scendo. No. E scendo, va bene, non fa niente, dopo ti pulisco, e salgo, e scendo, e salgo, e scendo, e metto le mani, guardo l'ombelico e vengo cane, testa in giù. Bravissimi, poggio le ginocchia, inspiro e lascio il bacino sui talloni e riposo completamente. Uno. Espiro. In ogni istante che mi poggio, lascio completamente sciogliersi dal terzo occhio ogni nuvola, ogni dubbio. Subito svuotate la mente quando vi riposate, abbandonate il corpo alla madre terra. Bravissimi. Le mani accanto alle ginocchia, mi srotolo, giungiamo le due ginocchia, apriamo un po' i piedi, ed entriamo un poco con il bacino dentro, senza farvi male. Mantenetevi sulla punta delle mani, giusto un poco poco, ok? Beautiful. E poi lascio, e un poco poco rifaccio quel movimento circolare del flipper, che scioglie un po' le anche, ok? Mezza punta, vengo cane, testa in giù. Con le mani cammino verso i piedi. Subito poggio i talloni e piego le ginocchia. Beautiful, e vengo con le mani, cammino con le mani verso sinistra, mi metto fronte così vedete, il bacino resta fermo, hop, e rilasso la testa. E
e poi con le mani cammino, cammino, cammino verso destra e rilasso la testa e scendo. E poi con le mani cammino sulle tibie, poi sulle ginocchia, poi stendo i gomiti e guardo avanti. Saluti da Bamako. Ok, e qui che sono? Inspiro, guardo su, incurvo la schiena come un lupo, e all'espiro guardo l'ombelico, srotolo, salgono le spalle, incrocio dietro, inspiro, aprite i piedi alla larghezza del bacino, e all'espiro piego le ginocchia e le braccia vengono su, e rilasso la testa. E poi scendo, mi siedo come se mi sedessi su una sedia immaginaria, e guardo avanti e poi stendo, le braccia vengono vicino alle cosce e di nuovo mi siedo e stendo, e ricordatevi di andarvi a sedere dietro su una sedia, ok? E non abbassate la testa nel piatto, piuttosto la schiena resta dritta dritta e stendo, e mi siedo lontano e stendo, e più lontano e stendo, e ancora inspiro e espiro, in alto, bocca chiusa, in, e gli angoli delle labbra, bravi, e in, e out, e in, e il resto, piede destro, lì dove posso lo prendo, senza forzare, e poi lascio il piede e poggio, piede sinistro, lascio e poggio. Ok, giungiamo i due piedi, apro, giro, apro e mi piego. E chiudo, 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 piede, piede. E apro, apro, tallone, tallone, apro, apro e chiudo. E giro, 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 giro e apro le spalle. Ingaggio le ginocchia, l'ombelico, stringo la chiusura lampo, alzo la cassa toracica come un tuffatore pronto a tuffarsi, sulla punta del tappetino, il peso del corpo in avanti, dei piedi, le spalle dietro, le braccia ingaggiate, il mento verso lo sterno e gli angoli delle labbra verso l'alto, lo sguardo fisso un metro davanti a voi, tre respirazioni samastiti. Ed espiro. Aprite la volta del cielo. Ricordatevi che siamo delle antenne. Inspiro, mi connetto con l'universo tutto intero. Ed espiro, faccio scendere tutto della madre terra. Inspiro. E poi rilasso
e poi il piede spinge poco poco, metto in tensione il quadricipite, rilasso e poi con la mano tiro poco poco, ok? E rilasso e poi lascio, spingo le mie mani come una sfinge, metto una bella mezza punta dietro, stendo il ginocchio guardando l'ombelico del mio cane, testa in giù. Alzo gamba sinistra, ginocchio sinistro avanza, poggio il ginocchio destro lentamente. Se non ce la faccio a scendere sui gomiti non fa nulla. Metto il peso del corpo un po' in avanti per liberare l'articolazione del piede, del ginocchio e vengo con la mano. E spingo poco poco il piede nella mano, rilasso e tiro poco poco. E rilasso. Et je pousse petit à petit le pied dans la main, puis je relâche, et puis je tire petit à petit le pied vers la cuisse. Mais poco, poco, poco. Et pousse petit à petit, et basta, et puis je retire. Et voilà, et lâche. Une demi-pointe derrière, stendo la gamba, guardo l'ombelico del mio cane, testa in giù. Bravissimi, piego le due ginocchia, estendo, e piego, estendo, e piego, estendo. E la prossima volta come un gattino che salta sul frigorifero con un sciacchi sotto il frigo, piccolo saltino, hop. E poi cammino, cammino, mani sulle tibie, inspiro ed espiro. Mani accanto ai glutei, vengo a 90 gradi, e poi con la schiena torno, volo su. E mentre scendono le mani, sale il cuore, sana si di. Chiudo gli occhi, due respirazioni a vuoto, bocca chiusa, uno. Espiro. Due. Espiro. E rilasso. Di nuovo, sana si di, eka, inspiro. Volo forward, le mani accanto ai piedi. Inspiro, allungo, guardo avanti. All'espiro poggio le mani, allontano i piedi, poggio le ginocchia. Quattro flessioni, uno. Gomiti vicino alla taglia, due, tre, quattro. Inspiro, guardo su. Espiro, vengo cane, testa in giù. Giungiamo i piedi, piede destro su. Avanzo il piede destro tra le mani e poggio il tallone sinistro a 45 gradi per terra, mani sulle ginocchia, mani sulle anche. Mi metto nell'altro senso. Ok. Ora, lasciamo le mani venire su, inspiro, e quando apro le mani, stendo le due gambe, ok? Quindi abbiamo il piede destro e il piede sinistro a 45 gradi verso l'interno, e le anche sono fronte e apro le braccia. Inspiro, scivolo sul muro immaginario, poggio la mano sulla caviglia e alzo il braccio sinistro e guardo la mano e resto uno. Bocca chiusa, due. Tre, guardo giù e spingo dal piede, torno e ruoto il piede destro e apro quello sinistro, inspiro. Sollevo la cassa toracica e all'espiro poggio la mano, la spalla destra viene verso il muro immaginario e alzo il braccio destro. La testa può guardare nella mano o se volete anche dritta, ma non la lasciate abbandonata, allungate il collo. Due, assorbo l'addome, il mignolo dietro, bello per terra e la luce davanti. Tre, e gli angoli delle labbra. 4 ed espiro, guardo giù e spingete nel piede che tira la mano destra e aprono le braccia ed espiro e giriamo verso il piede destro, scrociamo il piede sinistro da dietro, braccio sinistro viene su, inspiro, mano sinistra accanto al piede destro, inspiro, allungo la schiena, la mano destra è sulla anca destra e all'espiro guardo verso destra, 1
vado giù, spingo nel piede destro per risalire, inspiro e ruoto dall'altra parte. Ok, rialzate bene i piedi, alluce e mignolo, anche fronte al piede sinistro, braccio destro che sale, inspiro e all'espiro la mano destra si poggia, inspiro allungo la schiena, quello che mi importa è che la anca sinistra vada dietro e le due anche sono come un vassoio e poi guardo a sinistra, due, tre, quattro, ed espiro, guardo giù, spingo nel piede, nell'arce, inspiro, apri bene le spalle ed espiro, torno, piego destra e vengo davanti, ed inspiro, ed espiro, mani per terra, inspiro, allungo, espiro, vengo in tavola, poggio le ginocchia, una flessione, inspiro, guardo su, ed espiro, vengo cane, testa in giù e resto 5, 1, 2, 3, 4, 5, da lì che siamo, restiamo, sbuca la testa tra le spalle, avanza la testa, il bacino scende lievemente, salgono i talloni, resto in tavola, 1, alzo un po' il culetto, 2, e torno alzando il culetto, cane, testa in giù, lascio i talloni venire verso il pavimento, e di nuovo sbuca la testa, aprite le spalle, apri le spalle, apri le spalle, apri le spalle, fino a che le spalle sono perpendicolari ai polsi, e torno, cane, testa in giù, e un'ultima volta, sbuca la testa, apro le spalle, lentamente, 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 e torno, cane, testa in giù, avanzo un piede, avanzo l'altro, inspiro, allungo fuori, e all'espiro rilasso, mani accanto ai glutei, inspiro, torno, ed espiro, Samasthiti. Ekam, inspiro, e di nuovo espiro. Inspiro, allungo, e all'espiro mi allontano, poggio le ginocchia, tre flessioni, uno, piccole piccole, due, tre, inspiro, guardo su, espiro, guardo l'ombelico. Piede destro viene davanti, piede destro viene davanti, mani sulle ginocchia, mani sulle anche e estendo le due gambe. Lasciate le braccia su, inspiro, apro. Ok, quindi gamba destra si apre, si apre, si apre, piego. Gamba sinistra, piede sinistro un po' chiuso, mignolo sinistro per terra, alluce destro. Assorbo tutto, inspiro ed espiro, poggio il gomito e alzo il braccio sinistro, resto 1, 2, 3, torno, inspiro, vola, vola con le mani, vola, 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 ed espiro dall'altra parte, giro il piede sinistro, alzo il braccio destro, non mi appoggio, mi respingo, apro il petto, espiro. Espiro, mignolo destro, 2, 3, ed espiro, guardo giù, torno su, inspiro e veniamo con le mani sulle anche, inspiro, guardo su, all'espiro vengo con le mani mezzo ai piedi. Stendiamo i gomiti, guardo avanti, inspiro e all'espiro piego i gomiti e rilasso la testa. E resto, 1, 2, 3, 4, 5, stendo i gomiti, inspiro, vengo avanti, portiamo le mani davanti al naso, giriamo i piedi, porto i gomiti sulle ginocchia, le mani sulle ginocchia, estendo, giriamo i piedi, piego destra e vengo davanti e lasciamo un po' le mani.
Ok, chi ce la fa mette le mani namaste dietro la schiena, chi non ce la fa si prende i gomiti, piede destro viene dietro e giro sinistro e giro destro, scrocio i piedi, inspiro, lascio la testa su e all'espiro lo sterno viene verso la tibia destra e solo alla fine rilasso la testa e l'occhio, il drishti guarda la luce del piede destro, ingaggiate le ginocchia, indietreggiate l'anca destra e avanzate quella sinistra. Due, bocca chiusa. Tre. Ed inspiro, torno. Ed espiro dall'altra parte. Inspiro, guardo su, 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 su. Ed espiro, scendo con lo sterno. Allungo. Uno. Anca sinistra dietro, anca destra avanti, anca destra su, anca sinistra giù. Tre, inspiro, torno ed espiro, vuoto. Apro le braccia e torno con i piedi. E indietreggio un po' sul mio tappetino e avanzo un po' sul mio tappetino. E di nuovo dietro. Sospendete la cassa toracica, non vi sedete dentro, su, sospendiamo e mettete invece gli alluci per terra, quindi alluce per terra e indietreggio piano piano. Cercate di non camminare con i piedi a papera né davanti né indietro, ma chiudete i piedi, le punte dei piedi leggermente verso l'interno. Benissimo, torniamo fermi. Mettiamoci tutti dritti, apriamo un po' i talloni, piede destro, me lo poggio, non mi siedo nell'anca sinistra ma mi sospendo e con le mani davanti al petto prendiamo un equilibrio. Due. Sospendiamo il ginocchio, mettiamo le mani sulle anche e poggiamo il piede. Cambio gamba. Up. Mani davanti al petto. Chi non ce la fa, per le signore e i signori, possiamo poggiare il tallone. È esattamente la stessa cosa. È la stessa cosa. Uno. Due. E poggio il piede e lascio. Ok, apriamo un poco i piedi, lasciamo proprio poco poco il senso come se avessimo sulle punte delle mani della pittura e piano piano lasciate gli schizzi di pittura andare sempre più a colorare il vostro ambiente. Poi lasciate anche la testa seguire il movimento. La prossima volta usiamo una di queste spinte per ruotare, lasciamo volare le braccia e ruotare come se fossimo nel centro dell'universo e lo facciamo ruotare. La testa rimane dritta, dritta, le mani lunghe, lunghe e organizzo i piedini per ruotare il mondo e poi mi fermo. Chiudo gli occhi, inspiro, lascio assestarsi tutto. Ed apro i piedi. Ok, e di nuovo, prima piano piano fate scendere nelle mani, nelle dita delle mani, delle gocce di pittura colorate, poi schizzate, schizzate, hop, 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 abbraccio, tic, 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 e lancio, volo nell'altro senso e organizzo i piedi che devono seguire la rotazione, le braccia plano come un acro e i piedi sono come le anatre e poi mi fermo e rilasso. Benissimo, un ultimo samastiti, gambe stese,
belli dritti dritti, le braccia ingaggiate, petto verso lo sterno, possiamo chiudere gli occhi, inspiro e stabilizziamo tutto e cominciamo ad aprire inspirando la volta del cielo che si apre sopra dove sta la fontanella ed espirando attraverso il perineo entriamo nelle radici dei piedi, nel palmo dei piedi e dimenticatevi di avere un corpo, pensate di essere come una cannuccia, ok? E l'universo intero è quella bocca che si affaccia sulla cannuccia e la terra è come se fosse il succo di frutta. E voi dovete succhiare, dovete essere liberi, dovete lasciare che l'universo succhia dalla terra e viceversa, l'aria scende nella terra. Quindi dimenticatevi di avere un corpo, diventate dei conduttori, belli, puliti, puliti. Cercate proprio quello spazio intercostale, interarticolare, interrespiratorio, inter dei pensieri, quello spazio che tra le cose è libero di fluire come il vento. Ammorbidite le mascelle, gli angoli delle labbra verso l'alto, gli occhi chiusi. È come se i vostri occhi puntassero entrambi verso questo terzo occhio. Ascoltate l'equilibrio che si sta armonizzando tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Fidatevi dei vostri piedi, chiudete gli occhi. E quando arriva l'inspiro, come quando arriva un'onda, aprite tutte le articolazioni, aprite le narici, aprite il sorriso, aprite tutto, aprite l'addome, aprite lo sterno, aprite il cuore e nell'espiro lasciate refluire l'onda del mare via verso la terra. Ed ogni inspiro è come quando giochiamo sulla riva e che arrivano le onde, scappa, 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 scappa. E nell'espiro sono libera, piena di schiuma, di spuma. Ed inspiro, fresca, fresca. Ed espiro. E veniamo a giungere le mani davanti al cuore. Inspiro. Ed espiro. Benissimo, lasciamo. Adesso ognuno si mette la sua magliettina, la sua cosetta, i suoi calzini, tranquillamente. Prendete una copertina e vi stendete. Ok? Vi stendete un attimo per terra. La schiena, il palmo delle mani rivolto verso il cielo, chiudete gli occhi e lasciate tranquillamente aprirsi i piedi, più o meno così. Abbandonatevi completamente, completamente e rilassate il palmo dei piedi. Ogni dito dei piedi, rilassate completamente i piedi e rilassate il basso gamba, le ginocchia, rilassate il pube, gli organi dentro al bacino, rilassate completamente il bacino per terra. Abbandonatelo, morbido. Lasciate che le gambe, come quando facciamo la posizione del morto nel mare, se ne scendono un poco nell'acqua. Rilassate tutto, sono un po' pesanti. E poi rilassate tutti gli organi dell'addome, come se cadessero risucchiati dal pavimento. Rilassate il polmone destro e poi il polmone sinistro, che sono belli protetti. Dentro la vostra cassa toracica piena d'oro, piena di luce, perché c'è il cuore nel centro, che bello, pulsa tranquillamente anche lui protetto da questa cassa toracica. Rilassate completamente il cuore verso la schiena, rilassate completamente la gola, la glotta, rilassate le spalle,
e poi i gomiti, e poi i polsi, e poi il palmo delle mani che cade sul dorso della mano. Rilassate completamente il palmo delle mani sul dorso delle mani. E poi come le foglie che cadono, le unghie, completamente che cadono verso il pavimento, rilassate completamente le vostre mani. E poi gli occhi che cadono nelle orbite, dentro il cervello, e cadono come delle pietre che cadono in uno stagno, e tutte le immagini diventano come dei cerchi che si allargano, si allargano, si allargano, si allargano e si diffondono. E diventano gli occhi come delle pietre lanciate nel mare che fanno dei cerchi. E cadono le immagini, e cadono le immagini anche che la nostra mente ci continua a gettare dentro. E abbandonate completamente questo sguardo, interiorizzate l'ascolto e diventate il panorama meraviglioso che è sempre stato con voi e che vi accompagna da sempre. Vallate, montagne, rocce, laghi, fluidi, spazi, tutto dentro il vostro corpo come un immenso paesaggio. E lasciate che la pelle del volto scivoli verso le orecchie, stendendo ogni ruga, ed immaginate che in questo atto di riposo ogni cellula della vostra pelle si ripolpa di acido ialuronico, puff, tutta la pelle rimpinguata di ossigeno, e gli angolini delle labbra leggermente verso l'alto portano questo senso di benessere. Lasciate il cuoio capelluto, che a me mi ha fatto tanto male in questi giorni, distendersi completamente, e i capelli come se fossimo nell'acqua, allungarsi come delle antenne e ricevere dalla vita tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Abbandonate completamente il corpo nelle braccia della madre che vi sorregge e che vi porta. Abbandonatevi. Dopo tutte le attività che avete fatto oggi, abbandonate il peso alla terra e lasciate che in questo abbandono la terra vi rigeneri in voi l'energia e vi restituisca tutta la vibrazione di cui avete bisogno per affrontare il resto della giornata e della notte. E andate verso il sonno questa notte con uno spirito sereno e pacifico. E poi un ultimo sguardo interiore lo riportiamo al nostro ombelico e osserviamo come improvvisamente lui quasi non si muove più. Non è più la pancia che respira, non è più il petto che respira, ma il corpo tutto intero, che come una spugna messa nell'acqua si sta gonfiando, si sta nutrendo e sta respirando come le foglie degli alberi, come è agita dalla respirazione, perché il respiro ci agisce, viene da noi ed esce da noi e poi torna da noi e poi riesce. Ed è qualcosa che è lì, il più grande dono che la vita ci ha fatto. E non dobbiamo sforzarci. E l'ombelico è lì fermo, come una boa, ancorato nel passato, da dove siamo nati, grazie a tutte le nostre mamme che ci hanno messi al mondo. E sta lì, ancorato, come a testimoniare il punto dove si incrocia il cielo e la terra, su questa terra che siamo noi. Noi siamo dei vettori, dei canali tra il cielo e la terra, queste bandiere, e poi l'ombelico è proprio il punto orizzontale in cui ci situiamo in questo momento presente. Eccolo lì, lui tranquillo, sul mare calmo degli intestini. Adesso
dove il mare è sempre calmo, là dove sta il vostro versi, calmo e pacato, lui che non ha paura di niente. Risalite piano piano verso la superficie, verso la pelle che vi contiene. Risalite sulla pelle, poi con la vostra consapevolezza aggiungete la punta e l'estremità dei piedi, delle mani e della lingua, e piano piano, come quando scivoliamo nel lenzuolo accanto a qualcuno, rimpolpiamo il corpo e ridiamogli questo senso di tridimensionalità e di espansione. Quindi, come se rindossassimo di nuovo questo corpo, come se lo riscegliessimo di nuovo, oggi più che mai, per lottare, per essere il nostro cavallo, il nostro più fedele compagno, per attraversare questo momento. E poi rotoliamo sul lato destro, poggiamo la mano sinistra, socchiudiamo gli occhi, riprendiamo contatto con quello che è questo mondo che ci circonda e ringraziamolo, questo mondo che ci circonda, i nostri cari, la nostra casa, i nostri animali, i tessuti che abbiamo addosso, tutta questa ricchezza. Poggiamo la mano sinistra, spingiamo poi la mano destra e veniamoci a sedere tranquillamente con le gambe incrociate, i pollici e gli indici giunti, appena appena socchiudere tra le nostre dita la vita di una piccola coccinella che non vogliamo disturbare, ma giusto sentirne il suo battito ed armonizzarci al suo battito, armonizzare il nostro ed un istante armonizzarci tutti quanti insieme tra l'inspiro e l'espiro, tra quello che facevamo prima e quello che faremo subito dopo questa lezione, tra la gioventù e la vecchiaia, tra la destra e la sinistra, tra un battito e l'altro, nello spazio tra le cose, tra le articolazioni, tra i pensieri, tra le parole, tra le emozioni, tra il prima e il dopo. Ora. Aggiungere le mani davanti al cuore, tutta questa pulsazione che avete sentito, siamo tutti noi che siamo connessi, pensieri, parole, azioni, ognuno insieme all'altro, verso la vittoria assoluta di questo momento e una trasformazione profonda delle nostre vite. Le mani sulla fronte, le mani sulla bocca e le mani sul cuore.
prima. Dov'è la nonna di queste facce? Di queste facce? Questa è Andreana, questa è Paco, questa è Silvia, questa è Siria, Marco, Elena. Tanti cuoricini. Anna che ti saluta. Ciao Uma. Ciao Marina, grazie a voi. Dov'è Anna? Brava Giulietta. A domani ragazzi, ci vediamo domani e tutti i giorni. Tra un mese facciamo un culo così sulle spiagge. Saremo fantastici. Grazie a tutti quanti. Buona cena e buonanotte. Ciao amore Diana. Ciao Ale. Ciao Sabri. Ciao Donata. Ciao Cacca. Ciao.